dinanzi, ogni volta che uno dice, uno va, no, così, così si fa, mi hanno detto, perché così è un'altra cosa, così vuol dire che sei uno che, vabbè. Torniamo alle cose serie. Allora, ringrazio Antonio per aver organizzato questo incontro molto importante. Ho sentito oggi e giorni scorsi da lui e da altri proposte che reputo interessanti, come quella di fare in modo che la Regione abbia un qualche ruolo nell'assetto, nel nuovo assetto delle banche. Io non sono per principio contrario, perché tutto ciò che serve, che è utile per l'economia lombarda, per le imprese lombarde, per un sistema che ha delle specificità qua, non altrove, ma qua, io come Regione sono pronto a farlo, sulla base del principio che annuncio sempre, che fa un po' riferimento per la mia azione di governo: non tutto quello che viene in Regione Lombardia dipende da me, Regione, ma tutto quello che viene in Regione Lombardia mi interessa. Se c'è un problema, se c'è una criticità che mi pare sia stata evidenziata, su cui la Regione può intervenire dando una mano direttamente o indirettamente, io sono interessato. Poi ci sono i limiti di legge, poi ci sono i limiti di bilancio, no? Ovviamente abbiamo degli strumenti importanti. Filombarda su questo fronte è una società che non ha pari in Italia, probabilmente per l'efficienza, per la capacità di costruire sistemi di finanziamento, per il coinvolgimento che ha e per la reputazione che ha nel mondo finanziario ed economico, non solo italiano. La Lombardia in sé, basta dire che noi abbiamo un rating dalle società di rating, per quello che vale e per quello che conta, ma abbiamo un rating superiore a quello dello Stato italiano. Tutto questo mi fa dire: io sono interessato e a disposizione. Se c'è una proposta che vede la Regione Lombardia attiva, proattiva su questo fronte, io sono interessato. Dovete convincermi che è una cosa giusta, e se mi convincete la facciamo. E le risorse le troviamo. Le risorse le troviamo, pur considerando l'attuale situazione che vede la Lombardia, le regioni in genere, ma la Lombardia fortemente penalizzate sotto due aspetti. Primo, i tagli che abbiamo avuto nel bilancio 2015 su 2014, circa 1 miliardo di euro, che al netto della sanità, che sono su 23 miliardi, 17 miliardi, cioè sul restante 6 miliardi, sono il 15% circa, e il restante 6 miliardi è tutto ciò che non è sociosanitario. Quindi dobbiamo stringere la cinghia, abbiamo già fatto altri tre buchi. Secondo, che in base a una norma che è entrata in vigore da quest'anno per le regioni sul pareggio di bilancio, noi non possiamo più fare investimenti a debito come regione, ma solo l'ammontare complessivo degli investimenti, qualunque essi siano, non deve superare le entrate tributarie e fiscali della regione, che valgono 350 milioni di euro circa. Noi oggi abbiamo già programmato investimenti negli anni passati fino ad oggi per oltre 1 miliardo e 100 milioni. Quindi, rebus sic stantibus, con la legge che c'è, non solo io non posso fare ulteriori investimenti, ma devo cancellare circa 700 milioni di investimenti già previsti. È una norma che c'è, vale solo per le regioni. Ne ho parlato con Renzi, ne ho parlato poi con chi ha capito la cosa, questo volevo dire, cioè con Del Rio, che mi ha detto effettivamente è una cosa paradossale, perché è contraria ai principi del governo, che bisogna fare investimenti per aumentare la crescita. Se tu limiti gli investimenti in modo così generale, generalizzato, non va bene. Quindi probabilmente ci sarà una modifica, mi auguro che ci sia una modifica della legge, che distingua anche da regione a regione, perché non tutte le regioni sono uguali. Noi abbiamo 10 milioni di abitanti,
una capacità enorme, produciamo un quarto del PIL nazionale, ma anche una reputazione nei confronti dei sistemi finanziari internazionali che altre regioni non hanno. Perché mettere tutti sullo stesso piano, ma su un piano così riduttivo, punto di domanda? Però purtroppo questa è la realtà dei fatti, nonostante le buone intenzioni. Spero che ci siano quelle modifiche che abbiamo cominciato a discutere, però fino a che non ci saranno, le due grandi limitazioni che io ho davanti sono queste qui. La legge, la normativa attuale consente questa operazione? Non lo so, valutiamo. Mi conviene farlo? Valutiamo anche questo. E poi l'aspetto finanziario con queste limitazioni che abbiamo. Detto questo, e quindi essendo disponibile a discutere, a capire che cosa sia utile fare in tempo utile, magari per l'assestamento di bilancio che c'è a giugno, il sistema delle banche popolari, devo dirlo io, è un sistema che va salvaguardato, che va salvato, che va valorizzato. Io nella mia precedente vita, prima di far politica, ho lavorato all'ufficio legale di una banca, non una banca popolare, ma una banca che adesso è entrata nel gruppo di Banca Intesa, quindi conosco bene dall'interno il sistema. Era il Banco Ambrosiano, il famoso Banco Ambrosiano, proprio ai tempi di Roberto Calvi. Quindi ero all'ufficio legale del Banco Ambrosiano quando è successo il finimondo. Immaginatevi un po' come mi sono divertito in quei momenti lì. Quindi infatti sono scappato, poi ho detto è meglio che faccia politica. Quindi conosco il sistema e so quanto sia importante dare una mano. Ecco, io voglio in conclusione dire questo, come Presidente della Regione, non ho mire espansionistiche o egemoniche, non voglio che il pubblico entri a controllare il privato, per l'amor di Dio, il contrario. Io penso che il pubblico debba fare regia, ma il privato debba fare business, deve fare profitto, deve fare quei servizi che rendono a me pubblico, ai cittadini, ma se c'è il profitto da fare deve essere quello. E penso che progressivamente noi dobbiamo spogliarci come regione, come pubblico, di tutte quelle attività che hanno una componente industriale, imprenditoriale, perché il privato è meglio in grado di farlo. Poi io voglio però regolare, io voglio il traffico, voglio capire, voglio indirizzare, voglio programmare, voglio dire che cosa serve in Lombardia, quante strade, i treni, le banche, tutto quello che serve. In questa prospettiva io sono a disposizione, sono pronto a fare ciò che serve per valorizzare questo straordinario patrimonio che abbiamo e che dobbiamo assolutamente conservare. Grazie a tutti.